Eccoci qui, siamo agli ultimi ore, anzi forse agli ultimi minuti, all'ultima battuta di questo 31 dicembre 2020, San Silvestro, l'ultimo di Delan, e per la serie dell'età della raison volevo fare soltanto un piccolo accenno, diciamo, di continuità con quello che avevamo già detto. Vorrò ritornare con più calma sul discorso della razionalità che è poco tenuto in considerazione, secondo me, è chiaro che è un parere personale, e per cui soltanto un accenno al fatto che ci torneremo sopra. Adesso in questi giorni, per esempio, il fatto che alcune, dopo che dei servizi giornalistici, che ci sono voluti proprio quelli per dirlo, che gli oroscopi dell'inizio dell'anno non avevano previsto tutto ciò che è avvenuto, ma va, che scoperte. E quindi però ci sono ancora programmi, almeno li ho sentiti annunciare, che contenevano anche ancora dei momenti degli oroscopi per il 2021. Vabbè, io penso che il servizio pubblico soprattutto non dovrebbe fare queste cose. Così come sempre sull'informazione, secondo me, come dicevano i latini, est modus in rebus, occorrerebbe che se si fanno dei servizi però si tenga un po', diciamo, una proporzione fra le cose e non dedicare, che so, un telegiornale soltanto a un tema. Questo parere personale, dopodiché può lasciare il tempo che trova. Questo per dire appunto che mi sembra che dovremmo cercare di puntare più, diciamo, a una maggiore considerazione della razionalità. Anche perché i mesi in cui io personalmente, parlo per me, mi sono sentito, diciamo, mi sono sentita appellata alla mia responsabilità, e dopo in alcuni casi ti trovi trattato come i bambini dell'asilo, beh, questo non è che mi lascia molto così contento. Io mi permetto, da semplice cittadino, di fare un suggerimento ai nostri governanti e parlamentari, che dovranno decidere come destinare i miliardi di euro, cose mai viste, che abbiamo a disposizione. Infatti molti hanno notato che ci sono questi beni a disposizione. Io penso che dovremmo sistemare anzitutto tutto l'assetto idrogeologico del nostro paese. Spendere per la sanità è giusto, spendere per i trasporti è giusto. Ci sono un sacco di, diciamo, di obiettivi, di materie su cui intervenire. Io non ho la più pallida idea di quanto possono costare gli interventi, non sono un esperto, non sto governando io, ma io dico che se dessimo, non dico tutto, ma la maggior parte di questi fondi alla messa in sicurezza di tutti gli edifici possibili, immaginabili, raggiungibili, in tutte le regioni d'Italia, specialmente quelle a maggior rischio sismico, e sistemare tutte le varie vallate montane, di colline, eccetera, dove ci sono frane, eccetera, eccetera, noi raggiungeremmo contemporaneamente degli obiettivi che sono anche quelli di far lavorare la gente. Chiaramente sarebbero lavori che devono essere super controllati da persone che facciano le cose come si deve. E oltre a ciò avremmo maggior benefici nel medio e lungo periodo dal punto di vista turistico, perché noi lo sappiamo che l'Italia, con tutte le cose belle che è capace di fare, però ha un patrimonio culturale, artistico, che non ha uguali nel mondo, e se lo presentiamo bene, se facciamo in modo che chi lo vuole andare a vedere sia in sicurezza, eccetera, noi otterremmo alla fine, questo sempre mio parere, dei benefici molto importanti. Ripeto, umile suggerimento, fate quello che pensate meglio sia fare. Buon anno a tutti, buon anno soprattutto agli ascoltatori di questo canale, che ringrazio e a cui auguro in particolare un buon anno nuovo. Buon 2021. Ciao ciao!